Eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, nuovamente, oggi parliamo di, oggi è un jailbreak un po', mi viene da dire particolare in realtà, poi insomma i jailbreak non è che abbiano un tema specifico, un filone specifico, però questa volta parliamo in realtà di un evento, non parliamo di una tecnologia, non parliamo di un campo di applicazione, ma di un evento che peraltro parla e tratta lui stesso l'evento di tecnologie, di campi di applicazione, insomma sarà molto ricco. L'evento è Technology for All che si terrà la prossima settimana a Roma e ce ne parla Renzo Carlucci che è l'ospite di oggi e che insomma mi fa molto piacere sia presente. Noi come GTR saremo presenti all'evento come è stato negli ultimi anni, a parte insomma i momenti di pausa durante i vari lockdown che hanno bloccato un po' tutti, però insomma ecco, è un evento al quale partecipiamo da tempo e per cui insomma mi fa piacere presentarlo, insomma parlarne oggi durante il jailbreak. Il format è sempre lo stesso, per chi ha già partecipato e per chi non ha partecipato lo dico adesso, insomma ci sarà una presentazione del relatore, poi un po' di spazio se c'è necessità o se c'è bisogno, se c'è interesse, insomma, ha un po' di domande, ma in maniera molto, molto libera, molto, come vedete, insomma, il format è del tutto informale. Quindi direi a questo punto lascio la parola a Renzo, se vuoi condividere, non so se hai una presentazione, Renzo, se vuoi condividere, dovresti appena condividi, poi ti do l'accesso e da lì in poi vai avanti da solo. A te. Buongiorno, sono Renzo Carlucci, sono un ingegnere civile di formazione. Ho passato quasi tutta la mia vita nel campo della geomatica. Ovviamente ho insegnato in varie università con denominazioni diverse. La geomatica si chiamava topografia, cartografia, fotogrammetria, ma devo confessare che quello che più è stato, diciamo, importante per me per farmi scattare questa passione è stata la fotogrammetria. Mi sono dedicato a questa scienza, a questa tecnica sin dall'inizio diciamo, della mia vita universitaria e di ricerca. E tra le tante attività, una, diciamo, è stata quella un po' più importante, la passione per portare avanti una rivista che ormai viene pubblicata da circa 24 anni, che è Geomedia. E questa, diciamo, rivista è stata un po' il motore dell'evento di cui siamo oggi qui per parlare. E è un evento che nasce da una necessità abbastanza particolare. E volevo condividere una presentazione, ma vedo che utilizzando il Mac mi chiede un'autorizzazione che non riesco facilmente a dare, quindi non so se riuscirò. Non era così importante condividere, comunque, probabilmente le slide mi aiutano un po' a raccontarvi in technology che cos'è. Cioè, vado, ecco, questa forse è la domanda che molti ci hanno posto, alla quale probabilmente è difficile rispondere. Non è un convegno, non è un workshop e forse neanche un forum. Diciamo, abbiamo cercato di fare un nuovo paradigma, un qualcosa che diciamo, portasse una diffusione di massa di tecnologie con delle prove direttamente sul campo. Quello che scopi perseguiamo, anche questo probabilmente va chiarito subito. Noi non è che vogliamo fare pubblicità a produttori di soluzioni e servizi. Diciamo che la nostra rivista è gestita in un modo molto particolare. Noi siamo una cooperativa che oggi dà lavoro a circa 6 persone e che diciamo, non ha scopo di lucro. Quindi tutti gli introiti, diciamo, che quindi sono i contributi, le sponsorizzazioni che riceviamo dalle ditte servono esclusivamente a mantenere
in vita, diciamo, i nostri prodotti editoriali, che sono sostanzialmente due riviste che si occupano di tecnologie per il territorio, l'ambiente e i beni culturali. L'evento è stato un corollario necessario che abbiamo portato per portare ancora di più una diffusione di massa delle tecnologie geomatiche. La diffusione di massa la attuiamo come? Descrivendo test case, cerchiamo di portare ad un livello di comprensione da parte di tutti quello che è, diciamo, la risultanza della ricerca scientifica, anche andando un po' contro la tendenza attuale dei ricercatori che pubblicano esclusivamente per interessi di carriera, e questo lo devo dire. Si pubblicano su riviste scientifiche molto, diciamo, chiuse, che riservate, che pochi riescono a leggere, e si pubblica poco per diffondere poi a tutti i livelli, diciamo, anche del cittadino, per diffondere quelle che sono le nostre tecnologie. Quindi noi, diciamo, ci occupiamo di questo, geomatica per territorio, ambiente e beni culturali, e direi che sono 24 anni che si pubblica la rivista Geomedia, che è la rivista madre che ha dato un po' origine a tutto, con questi scopi: quello di diffondere appunto il corretto uso di tecnologie efficaci, proporre test di campo con risultati da discutere e comparare, e portare poi queste, diciamo, risultanze a decisori di enti pubblici e privati, in modo che possano correttamente selezionare le tecnologie che gli servono, con una decisionalità basata su un minimo di competenza. In ultimo, rendere edotti gli utenti sui limiti dei prodotti. Io, diciamo, che ho una piccola esperienza di amministrazioni pubbliche, perché spesso vengo chiamato anche per dare, diciamo, un mio contributo in vari aspetti, e mi rendo conto di quanto sia ormai diffusa a livelli veramente universali la nostra disciplina, la geomatica. Tutti la usano, ma nessuno o ben pochi la conoscono. Ben pochi conoscono quali sono i limiti di usabilità, quali sono le accuratezze, le precisioni, e, diciamo, proprio le modalità con cui un certo tipo di dati, e principalmente mi riferisco ad infrastrutture di dati territoriali, dati geografici, ecco i limiti con cui questi dati possono essere utilizzati. E purtroppo ci sono abusi, ne vedo molti nel mio cammino attraverso l'amministrazione, abusi dell'uso della tecnologia, che consente di autorizzare o meno delle opere urbanistiche che poi vanno, diciamo, a discapito del territorio e dell'ambiente. L'abuso a volte è consapevole, a volte è inconsapevole, e probabilmente forse il caso che capita di più è proprio la mancata conoscenza, come succede spesso. Ad esempio, porto un esempio molto semplice che tutti conoscono, che è quello della differente corrispondenza tra sistemi di riferimento, spesso utilizzata proprio per eludere delle normative di tutela ambientale. Questi, ecco, sono i temi che noi affrontiamo, e con Technology for All abbiamo voluto, diciamo, mettere a punto una giornata, anzi 3 giornate sono, diciamo, in cui, con questo paradigma che vede un workshop in campo, in cui vengono invitati dei produttori che fanno vedere le ultime novità delle loro, diciamo, delle loro tecnologie, e le mettono alla prova, dimostrando in alcuni casi campione che noi selezioniamo quello che può essere, diciamo, un utilizzo e quale sia il risultato che si potrebbe ottenere. Come test case abbiamo sempre utilizzato dei siti archeologici. Nei primi anni del Technology for All, Technology nasce nel 2016, poi c'è stato negli anni 17, 18, 19, poi abbiamo avuto l'interruzione dovuta al Covid. Questo è il primo anno che riprendiamo dopo il Covid, con molte difficoltà, non è stato semplice ripartire. E quest'anno cambiamo, non andiamo, diciamo, su un sito archeologico, e andiamo su invece un'area abbastanza particolare, che è il fiume
in Fiume Tevere, dove vorremmo illustrare funzionamento di alcune tecnologie di rilievo, sia batimetriche che diciamo dei laser scanner collegati appunto alla batimetria del fiume. Se ho un paio di minuti, vi vorrei far vedere un video della zona in cui andremo a presentare. È una zona, diciamo, in cui il fiume ospita delle strutture, dei barconi, che noi chiamiamo barconi a Roma, che sono diciamo fissi, stabilmente fissi e ancorati in banchina. È un posto in cui siamo riusciti ad ottenere delle autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di Roma, delle autorizzazioni per fare dei test di droni che sono sia aerei che terrestri che subacquei. Ci sono alcuni droni che partendo dalla banchina vanno sott'acqua, esplorano, rilevano e ritornano portando i loro risultati. Gli sponsor che parteciperanno sono quelli che vedete in questa slide. Il tutto si organizza in 3 giornate, come vi dicevo. La prima giornata è appunto questo workshop sul campo, in cui si alterneranno le dimostrazioni di alcune ditte. Nella seconda giornata, come vi dicevo prima, si passa al forum presentazioni delle tecnologie. Vengono presentate tecnologie e applicazioni da parte di test case realizzati con una certa collaborazione tra università, amministrazione e produttori, cioè quindi un certo, diciamo, assortimento, direi, di punti di vista da questi tre, diciamo, partecipanti, tipologia di partecipanti. Il terzo giorno in genere la discussione dei risultati ottenuti il primo giorno, ma è sempre stata una cosa un po' complessa, difficile. Il nostro, diciamo, stimolo alle aziende era quello di dire: fate il rilievo un giorno, 2 giorni dopo ce lo presentate, ci fate vedere la qualità diciamo, che cosa ci fornisce questo tipo di tecnologia. L'esperienza pregressa ci dice che non ci si riesce. In genere al terzo giorno è molto difficile, perché diciamo, i produttori che portano in dimostrazione queste tecnologie poi non è che sono dei professionisti che normalmente li usano tutti i giorni, ma sono, diciamo, in genere i venditori della struttura, e quindi non è che hanno poi questa pratica di trattamento del dato che invece possono avere dei professionisti. Ma diciamo, questo è uno stimolo che diciamo, potrà servire per realizzare la prossima edizione, mettere insieme professionisti, produttori e amministrazioni un po' più fortemente di come siamo riusciti a fare fino ad oggi, ed è un po' questo il nostro, diciamo, il nostro fine. E niente, io a questo punto direi che l'unica cosa che posso ancora mostrarvi è il programma, che però è anche disponibile sul sito web, ma ve lo illustro velocissimamente. Lunedì 21 novembre c'è questo workshop in campo allo scalo De Pinedo, sul Lungotevere, vicino al Ministero della Marina, a Roma. Come vedete, ci sono ditte che si sono prenotate per far Non vedere vediamo. tecnologie, la Stonex, GRS, Neabotix, Codevintec, con dei droni in genere, quasi tutti i droni o laser scanner portatili. Ci sarà poi un piccolo ristoro al Baia, che è questo barcone sul Tevere per gli eventi, dove organizziamo anche al pomeriggio una serie di testimonianze in cui interverranno dal CNR, Lago di Nemi, esperti di mezzi marini autonomi, e Matteo Miceli ci racconterà il giro del mondo che ha realizzato in barca a vela. Probabilmente già lo conoscete: aveva a bordo 3 stazioni GPS che hanno rilevato l'andamento degli oceani durante il suo giro. Purtroppo, alla conclusione proprio di questo giro del mondo, lui ha avuto un problema alla barca che è affondata, non è affondata, ma si è capovolta.
E poi ci parlerà Antonino Saggio, chiuderà, che è professore di composizione architettonica, sui progetti urbani per il Tevere che sono stati realizzati dagli studenti. Quindi è diciamo, un momento in cui si fa così, si porta l'attenzione sulla tecnologia, e vorrei sottolinearlo, che è tutta collegata ai sistemi di posizionamento. Questo sono, diciamo, in ogni dimostrazione c'è, diciamo, il riferimento alla qualità del sistema di posizionamento satellitare, ovviamente. Nei giorni successivi ci sono, a parte la sessione inaugurale con le autorità, ci sono, nella prima giornata si parla di geodati da satellite, geodati da droni aerei e geodati da laser scanner, GIS e mobile mapping. Con interventi di alcuni enti, di alcune università, ma direi che in maggioranza sono i produttori delle tecnologie che parleranno, o diciamo, compagnie che offrono i servizi. C'è una sessione dedicata ai geodati per l'agricoltura. Nel terzo giorno si parlerà più di ci avviciniamo un po' di più ai beni al patrimonio culturale con la realtà virtuale, tecniche non invasive di indagine, rilievo informazione geografica, l'evoluzione futura delle tecnologie. È una sessione che abbiamo inserito in fondo per aprire degli spazi. È importante per me che la geomatica cominci a guardare a nuovi mercati, a vedere quali sono le possibilità delle tecnologie di cui disponiamo. Chiuderà il convegno il Cineca, con la presentazione dei digital twin di supercalcolatori. Dovrebbero presentare il nuovo supercalcolatore Leonardo, ma sembrerebbe che, poiché il CNR ha chiesto la presentazione ufficiale il giorno dopo, forse non li autorizzeranno, non so che cosa ci diranno, staremo a vedere. Ci sono una serie di sessioni parallele, e su queste, diciamo, ci sono dei corsi, ci sono diciamo, c'è la presenza di GITER in alcune di queste sessioni, e chiude anche un workshop internazionale sulla reality capture per il BIM e l'energy management nei smart buildings. Questo è tutto. Io mi fermerei qui, vedo di aver io ho già raggiunto i 32 minuti i 30 minuti, sì, che mi erano stati messi a disposizione, e lascerei alle domande se ce ne sono. Allora, grazie mille, dottor Carlucci, per la presentazione. E, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, questo è il momento. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, Gioia. Sì? Ok, ho detto parlo da sola. Qualcuno deve fare una domanda? Bene, vedo che sono stato forse troppo chiaro o non ho catturato l'interesse. Beh, questo No, no, direi che ha detto tutto. Renzo, scusa, una domanda io, nel senso che appunto noi partecipiamo da tempo, insomma, e ho visto anche un po' di evoluzione nelle tecnologie e anche nel come organizzate le sessioni, che sono organizzate anche un po' in funzione di quali sono o le tecnologie emergenti o i campi di applicazione emergenti. Tu prima citavi il fatto che, a tuo parere, insomma, bisogna cominciare a guardare a nuovi mercati. Ecco, quali sono secondo te i nuovi mercati? Sì, che la geomatica traguarda, ma i nuovi mercati, come dire, quelli veri, ora forse non è la parola corretta, nel senso che io spesso mi trovo anche magari in contesti diversi, più in ambito europeo, quando si parla di progetti di ricerca e sviluppo, mi trovo a vedere delle applicazioni che sono sì delle ipotesi di nuovi mercati, ma sono veramente molto, molto,
molto o futuribili o, come dire, l'impressione che siano poco solide. Ecco, cioè, quando parliamo di nuovi mercati, non parliamo soltanto di applicazioni nuove, ma parliamo proprio di mercati, cioè ci deve essere un mercato. Quindi sto parlando di qualcosa di concreto. Un mercato vuol dire che c'è un bisogno almeno, spesso più di uno, che deve essere risolto, che c'è del budget, quindi un mercato dove c'è anche cioè il mercato per essere tale deve avere anche l'aspetto ovviamente economico. Quindi insomma, quali sono i mercati più, ecco, concreti che vedi, a parte quelli consueti che negli ultimi 20 anni si sono affrontati, insomma la geomatica ha in qualche modo scoperto, però ecco, quali sono quelli nuovi più realistici a tuo parere? Beh, a parte che i nostri vecchi mercati, chiamiamolo così, non sono stati affatto completamente esplorati, l'esempio che vedo è questo, che vado in certe amministrazioni che mi dicono: io uso Google Map, io uso OpenStreetMap e quindi i miei piani urbanistici sono basati su queste, diciamo, su questi sfondi, perché poi vengono definiti sfondi. Cioè, questa è una delle cose contro cui noi dobbiamo continuare a fare formazione fortissima. Non è pensabile che anche in città come Roma, io sono entrato nel sistema informativo geografico di Roma e mi sono reso conto che veniva presentato con la base di OpenStreetMap. Cioè, io non è che sono al contrario, io sono uno dei promotori della Voluntary Geographic Information e degli Open Data, ma non è pensabile che una città come Roma non abbia una cartografia decente alla scala che sarebbe necessaria avere, a solo quella regionale. Quindi già questo è un messaggio che noi dovremmo dare. Non è che dobbiamo abbandonare i nostri mercati. La produzione cartografica assistita dalle nuove tecnologie deve continuare, deve essere continuamente aggiornata. Non possiamo abbandonare questo. Ci ho detto, vado a vedere quali sono state le ispirazioni del nuovo mercato che abbiamo avuto in questo periodo. Ampere, un progetto che ci è stato presentato da Marco Nisi e che rivedremo nel Technology for All, è un sistema per analizzare le problematiche delle reti elettriche di paesi ovviamente in crescita, paesi che non sono forse come il nostro, ma hanno messo a punto un sistema abbastanza interessante, una piattaforma di analisi con dei droni dello stato proprio delle reti elettriche, anche analizzando nei punti di trasformazione la parte termica, quindi il calore, la perdita proprio di energia che avviene durante le linee. E penso che produttori come Enel, i grandi dell'energia potrebbero avvalersi di tecnologie di questo tipo per proporre dei mercati che sono finalizzati al risparmio. Cioè, se io riesco ad individuare le perdite di un acquedotto, faccio un esempio, o di un elettrodotto, la perdita è un guadagno economico abbastanza sostanziale, e se io la recupero posso, altro che un nuovo mercato, posso investire molto. Cioè, il piccolo investimento che mi serve per fare un'analisi di una infrastruttura e trovarne i punti deboli e migliorarla mi porta sicuramente un vantaggio economico. E quindi questi sono i mercati che io vedo in questo momento. A parte poi le nuove tecnologie che ci stanno proponendo tutti, di andare su tecnologie per la produzione energetica. E per i centri storici è stato un input che abbiamo ricevuto molto forte dalle sovrintendenze. Ci hanno chiesto di organizzare delle sessioni per vedere quali tecnologie possono essere utilizzate all'interno di un centro storico per la produzione di energia, che siano compatibili quindi con il paesaggio e con l'ambiente. Forse è un'ispirazione per un prossimo technology, non per questo, non abbiamo ricevuto l'input troppo tardi e speriamo di poterlo fare nel prossimo anno. Ma io quello che vedo ancora oggi come mercato fondamentale è l'analisi delle infrastrutture esistenti, di tutte le infrastrutture, non è solamente quella elettrica, come ho visto, ho citato adesso con il progetto Ampere, ma le autostrade, le
le nostre ferrovie, gli acquedotti. Ho fatto un'analisi, ho partecipato a un'analisi delle perdite dell'acquedotto pugliese, che è uno dei acquedotti più importanti d'Italia, si perde il 50% dell'acqua. Allora, ma non è che questa è acqua che si perde, che va in rivoli perché ci sono i tubi bucati, ci sono anche i problemi di prelievi non autorizzati, che non hanno un punto di misura. Tutto questo tipo di analisi è stata basata nell'acquedotto pugliese in un sistema GIS. Un sistema GIS con georeferenziazione di tutti i punti di presa. Adesso, queste cose possono essere replicate in tanti mercati, in altre situazioni italiane, dando origine probabilmente a mercati diversi. Altro non vedo, scusate, ma non riesco a dare altri input in questo momento. Se Tiziano ha risposto a quello che pensavi tu, o se hai altre idee da proporci, noi siamo pronti a portarle avanti sicuramente. No, assolutamente, assolutamente sì. Dici altro non vedo, ma insomma mi sembra già tanto. Io sono molto d'accordo con quello che dici all'inizio sul fatto che i mercati storici sono ben distanti dall'essere completamente esplorati e chiusi. Questo è sicuramente vero, c'è un tema di formazione che va portato avanti, a mio parere, molto in collaborazione con la pubblica amministrazione. Ora parlo da azienda. L'altro aspetto centrale, secondo me, che hai toccato, è proprio un tema di sostenibilità. Cioè, il termine sostenibilità, che viene usato moltissimo negli ultimi anni, non è soltanto una questione di sostenibilità economica, è anche una questione di sostenibilità, come dire, tecnica, no? Cioè, questo tipo di tecnologie devono anche aiutare a rendere fattibile, sia economicamente ma anche tecnicamente, una serie di attività. Hai citato ad esempio il monitoraggio. Il monitoraggio è una di quelle attività che non... che poi tutte le volte che succede qualche problema, senza arrivare a disastri, ma anche qualche problema di non so, di stabilità, di infrastrutture, c'è sempre il rimpianto, no? Ma bisognava controllare prima. Ora, perché non si controlla prima? Io credo che sia una questione economica e una questione anche tecnica. Ora, senza stare a vedere di chi è la colpa che non mette abbastanza risorse o... Però fatto sta che così è praticamente sempre. E allora lo scopo di queste tecnologie, secondo me, è quello di anche di rendere sostenibili queste cose. Cioè, se il monitoraggio di un ponte, di una galleria, di una, non lo so, con i metodi attuali non è sostenibile per tanti motivi, insomma, bisogna prenderne atto e provare a dare un contributo in questo senso e cercare di renderlo più sostenibile. Questo è una delle anche dei ruoli, secondo me, che ha la tecnologia, che deve avere la tecnologia. Quindi sì, sono molto d'accordo con quanto hai detto. Ecco. Non so se ci sono altre esperienze o altre... Potrei aggiungere, scusa, mi hai dato uno stimolo abbastanza importante, il monitoraggio, no? Io ho vissuto un po', diciamo, l'evoluzione delle tecnologie, delle tecniche di monitoraggio negli ultimi 30-35 anni. Inizialmente erano essenzialmente topografiche, si misuravano movimenti di punti con strumenti topografici di altissima precisione, peraltro, e si percepivano millimetri e decimi di millimetri, specialmente nei movimenti di palazzi. E magari perché in fondazione avevano problemi, si misuravano con livellazioni geometriche di altissima precisione. Oggi abbiamo tecnologie nuove come quella del Synthetic Aperture Radar, del SAR, il satellite radar, che ci consente di vedere movimenti del centimetro. Questa tecnologia ha avuto una difficoltà enorme e ancora oggi non è compresa, non solo non è compresa, è anche applicata male o ben oltre le sue possibilità. Io mi sono scontrato 10 anni fa in progetti europei con persone che dicevano che il SAR ha un'accuratezza di qualche metro, perché non sapeva
e ne parliamo di esperti di allenamento, non sapevano che si utilizza per l'analisi dei movimenti il segnale radar, quindi un segnale che si invia, si trova un riflettore sul territorio, che può essere anche naturale, il raggio ritorna un po' come un misuratore laser e quindi si misura, si apprezza lo spostamento del centimetro. Tutto ciò però va interpretato ed è soggetto a tantissime correzioni, un po' come è stato all'inizio per il GNSS, ma ci sono delle perturbazioni dovute all'atmosfera, ci sono tantissimi fattori che rendono questa analisi un po' complessa e poco affidabile. C'è chi è partito in Italia molto bene, la TRE ad esempio ha fatto un exploit molti anni fa, ma è andata a lavorare in tutto il mondo. Con questo tipo di tecnologia di monitoraggio è andata a lavorare essenzialmente per le società petrolifere, che per vedere dove c'erano, diciamo, abbassamenti o innalzamenti del terreno per individuare zone diciamo, più ricche di petrolio. Abbiamo cercato di riportare qui questa tecnologia producendo solamente osservazione di quello che è successo. Non si riesce mai, questa è la mia esperienza almeno, a percepire prima che succederà qualcosa. E questo è l'effetto vero del monitoraggio. Non ci interessa il monitoraggio a posteriori, è una follia. Siamo tutti bravi a dire è crollato un palazzo, ecco abbiamo visto il puntino blu del SAR che ci dice sì sì è vero è crollato quel palazzo proprio lì. A noi ci interessa saperlo un attimo prima. E questa è l'incapacità, scusatemi, che sto vedendo, non voglio fare riferimenti a nessuno, ma nell'uso di questa tecnologia di monitoraggio che potrebbe essere importante. Non so, mi hai stimolato su questo argomento, Tiziano. Mi sa che Tiziano ha perso la connessione, mi ha scritto era mobile, scusa no? Che è caduta la connessione. Comunque la ringraziamo. E io direi che siamo arrivati alla fine. Vorrei solo condividere un attimino lo schermo per mostrarvi il prossimo jailbreak. Non so se lo vedete. Sì. Lo vedete? Ah, interessante. Il 7 dicembre siete tutti benvenuti, sì, perché parleremo appunto di questo argomento. E quindi niente, segnatevelo nel calendario. Ce ne parlerà Marco Nisi. E sarà il 7 dicembre, quindi per il prossimo jailbreak siete invitati, mi raccomando. Poi ovviamente noi lo posteremo sui vari social, sui vari canali per ricordarvelo. Dottor Carlucci, se vuole anche lei poi venire, è benvenuto. Eccoci qua. Se allora sono libero sicuramente parteciperò, grazie. Anzi, mandateci i vostri jailbreak, se li mandate a redazione, al nostro indirizzo di redazione per poterli diffondere in tempo utile con i nostri media. Ok, niente, allora vi avviso solamente che il video cercherò di metterlo al più presto, se non lo metto oggi pomeriggio lo metterò domani, così lo potete poi condividere con altre persone, il video di oggi. Va bene, grazie a tutti per essere stati presenti e ci vediamo al prossimo jailbreak. Arrivederci alla prossima. Arrivederci, grazie mille. Grazie. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Buongiorno.